un mese circa tra progettazione, acquisto elementi, pittura, montaggio mobili, riorganizzazione del tutto per arrivare al risultato finale, lo studio 2.0, e io sono felicissimo di farvelo vedere in un video che, ve lo dico già, è molto dettagliato e si divide tra presente, appunto come è venuto lo studio, ma passato, con tutte le procedure di come ho realizzato le cose e del perché le ho fatte. Quindi mettetevi comodi, lasciate un bel like sotto questo video e godetelo. Intanto è venuto il pittore, mi ha portato la paletta dei colori, delle varie pitture possibili, e come vedete la scelta è incredibilmente ampia oggigiorno, quindi si possono scegliere davvero una quantità di tonalità di colori incredibile. Questo non facilita certo la scelta, comunque io avevo la mia idea e la porterò avanti. Non vi dico ovviamente quale colore, lo vedrete. E questo è intanto lo spazio che ho liberato togliendo la scrivania, intanto ho spostato tutto sull'altra scrivania, probabilmente questa la prenderò e la sposterò di qua perché ho scelto un'altra scrivania, poi la vedrete. Una delle cose fondamentali è sicuramente liberarsi di ciò che non serve. Io ho preferito mettere in regalo questa scrivania su Facebook. Ecco, quando avete qualcosa che non vi serve più, prima di buttarlo, provate magari a regalarlo in questi gruppi di scambio. Insomma, alla fine è sempre meglio per l'ambiente, secondo me. Visto che tutte le pareti sono da ridipingere, sto togliendo i pannelli Nanoleaf. Come vedete, sono già a metà strada. È molto più difficile toglierli piuttosto che metterli, ve lo assicuro. Più che altro perché sono da togliere tutti questi adesivi che sono davvero molto molto duri da togliere. E poi quando si lavora ci si fa anche male, questo è normale, capita sempre, a me almeno. E siamo al secondo giorno di lavoro, tra un po' arriva il pittore, sono le 8 di mattina e faremo, anzi farà la seconda metà dello studio. Non vedo davvero l'ora che sia finito, così posso rimettere a posto tutto il mio delirio. Sono super super soddisfatto del blu che ho scelto, bellissimo. In realtà bene che abbia fatto delle prove colore, perché il colore che avevo scelto prima non andava bene, quello che avevo scelto dopo nemmeno, e alla fine sono arrivato a questo blu che mi soddisfa davvero tanto. Devo fare complimenti al mio pittore Christian, bravissimo, perché ha fatto un lavoro eccezionale. Vedete, abbiamo fatto anche tutto il soffitto, ho tenuto solo questa parete bianca, un lavoro che, come vi dicevo, è stato eccezionale perché ha lavorato in condizioni difficili. In realtà tutto quello che c'era nello studio è rimasto nello studio, e quindi bravo Christian e bravo me per aver scelto il colore giusto. E in realtà il fatto di fare tutto blu in maniera tale che diventasse un po' più scuro rispetto a prima è una cosa assolutamente voluta, che avevo in testa da tantissimo tempo, perché un ambiente più scuro mi permette poi di dargli una spinta con le luci più accentuata, come piace a me. Lo sapete, a me piacciono le luci colorate, i punti luce, quindi qua ho possibilità di sbizzarrirmi molto di più. Allora, i lavori di pittura sono finiti, adesso viene il bello, perché qui ho un delirio pazzesco. Ma ce la farò. Prima mossa, montare il mobile dell'IKEA che ho ordinato. Questi mobili dell'IKEA saranno anche facili da montare, ma richiedono sempre comunque tempo e sudore. Ad ogni modo ho finito, adesso sposto la roba, monto sopra questo e poi rimetto dentro la roba. Ho deciso di utilizzare queste scatole sempre prese dall'IKEA per mettere da parte tutti i cavi
e tutto quello che mi avanza, cioè gli adattatori, gli hub, insomma, tutta la minuteria che non si trova mai quando serve, ne ho un sacco, quindi metterla in una scatola organizzata mi permette di trovare tutto ciò che mi serve, quando mi serve e soprattutto di poterlo riporre con ordine. Eccolo qui, il mobile è finito. Per me è stato fondamentale raddoppiarlo proprio per ottimizzare lo spazio e poter ricavare dei vani aggiuntivi per stipare tutta la mia attrezzatura. Perché mi sono reso conto in questi anni che l'organizzazione poi ti permette di lavorare molto, molto meglio. Alcune volte, il processo creativo è stato un po' avvilito dal fatto che non trovassi subito ciò che mi serviva, non mi ricordassi più di tutto quello che avevo. Insomma, qui ho cercato di riorganizzare tutto e metterlo in ordine, ogni cosa al suo posto, in maniera tale da ritrovarla poi quando serve. Qui ho fatto una stazione di ricarica totale, praticamente qui ricarico qualsiasi cosa. Come vedete, ho installato anche un LED per illuminare il tutto. Il cuore è quella ciabatta multipresa che ha delle porte sia USB che naturalmente delle connessioni di corrente normali. Qui ci sono tutte le batterie per le mie fotocamere, ci sono anche gli hub sia dell'allarme che delle luci U, oltre che ho installato poi 5 cavi tra Lightning, USB-C e micro USB per ricaricare qualsiasi cosa che mi possa servire, quindi tutte le action cam, tutto ciò che necessiti di una ricarica va all'interno di questo vano che ho cercato di mantenere il più ordinato possibile, attaccando i cavi sia al soffitto che nella parte bassa, in maniera tale da avere sì tanti cavi, ma non un groviglio che poi non consenta di avere un'organizzazione perfetta. Qui sotto ho attrezzatura fotografica varia, che non vi faccio vedere. Qui ho tutto ciò che riguarda connessioni di rete, NAS. Il mio Orbi, dietro c'è il modem di Vodafone, qui ho altra attrezzatura fotografica che uso poco di rado e qui nei nuovi scompartimenti ho messo anche in questo caso attrezzatura fotografica che non uso poi così di frequente, a parte le luci portatili, quindi ho un gimbal, un teleprompter, uno slider, un monitor extra, insomma cose che non utilizzo spesso. Utilizzo molto di più invece tutta quella che è la mia attrezzatura foto-video e come vedete qui ho messo le mie action cam, le GoPro, ho due Cam E, ho la 360, ho ancora l'Osmo Pocket che non uso mai, ho la mia prima Alpha 6003 che è la terza camera che utilizzo di rado e i miei microfoni wireless della Rode. Qui in realtà andrebbe il microfono della Sony che sto utilizzando in questo momento e poi ho un obiettivo aggiuntivo che era quello in kit con la 6004. Quindi tutto ordinato, quando mi serve prendo, quando non mi serve più rimetto nel cassetto. Altro cassettino che invece ho stipato di tutto ciò che può servire per la ricarica. Quindi adattatori da muro, sia USB-C che USB-A standard. E poi qui ho tutti i miei power bank, tutti carichi, pronti all'uso, così quando me ne serve uno, o grande, o piccolo, o wireless, o col power delivery, insomma, qui li ho tutti e sono a posto. Altro scompartimento libero, qui ci sono le fotocamere che utilizzo, ce ne sarebbe una seconda che sto tenendo in mano, che è l'Alpha 6600 di Sony, questa è la 6004, in realtà ho scambiato gli obiettivi uno con l'altro perché oggi mi serviva un grandangolare. Questo è uno slider ottimo della Zippon, motorizzato, non lo utilizzo spesso, però ogni tanto per alcune scene mi serve, con la sua testa fluida di Manfrotto. E questo è il microfono della Sennheiser che utilizzo quasi sempre nelle mie inquadrature, quelle però statiche. E qui invece ho, diciamo, il mobiletto delle mele. E infatti, sono tutte mele, sono tutte le scatole di Apple, dei miei dispositivi che tengo qui. Alcune sono piene, alcune sono vuote. Poi ci sono anche dei cimelli come il 5S. Ho questo iPod che credo sia di quarta o quinta generazione con tutti i segni del tempo, però insomma mi piace tenere anche questi ricordi. Le scatolette invece con tutto ciò che mi serve organizzato l'ho messo qui sopra e poi qui sopra ci sono altre cose, scatole, valigette. In realtà l'IKEA ho già preso un paio di contenitori per inserire tutto e tenerlo in maniera più ordinata. Altro pacco da IKEA. Ho ordinato un sistema, anzi due pannelli SCADIS, che sono questi sistemi multifunzionali dove si possono attaccare vari accessori. Adesso li tiro fuori e poi li attacco al mobile e vi faccio vedere. È il sistema SCADIS dell'IKEA, che è questo qui, che permette di attaccare vari oggetti, no? In stile officina.
Beh, secondo me è una figata unica, ne ho comprati due per questo mobiletto. Come vedete qui ho organizzato quello che poi verrà vicino alla mia scrivania, quindi ho le mie cuffie, voi sapete quanto io sia amante delle cuffie, e quindi qui ho le AirPods Max. Queste sono un paio di Skull Candy che hanno dei bassi che nessun tipo di cuffie che abbia mai provato al momento può garantire. Qui ho un contenitore tac che si può togliere, si possono inserire varie cose, in questo caso un paio di auricolari, e poi ho messo un iPad che mi servirà, vabbè, in questo caso da orologio. Poi quando vi farò il video della scrivania, che infatti come vedete ancora non c'è, beh, vi spiegherò anche a cosa mi servirà questo iPad. Sistema SCADIS che come vedete è possibile scegliere anche per il mobile Kallax, con queste antine che appunto dotate degli accessori giusti diventano anche in questo caso degli ottimi supporti. Qui per il mio cavallettino, qui per le mie cuffie Sony, no? Ci sono gancetti, insomma ci sono accessori di ogni genere, come contenitori sempre per questa parete che ho attrezzato anche da questa parte, un po' più nascosta, ma perfetta per stipare vari oggetti, come vedete con questi contenitori in stoffa. Molto, molto intelligente questa soluzione di IKEA, secondo me. E poi è anche bella esteticamente, a mio modesto parere. Nel frattempo è arrivato un pacco ed è attrezzatura per lo studio. Ho preso su Amazon questo cavalletto perché innanzitutto è molto più solido per mantenere la mia luce, che è davvero pesante, ma soprattutto ha le ruote, quindi riesco a spostarla all'interno dello studio molto più agevolmente rispetto a questo stativo, che è assolutamente economico e non più adeguato, anche perché fletteva e si muoveva. Ho preso anche un braccio a C, in maniera tale che quando mi servirà posso andare a inclinarlo e metterlo magari sopra il tavolo dove mi serve. Insomma, organizzazione è la parola chiave di questo angoletto, un mobile dove tutto è organizzato, tutto è stipato, pronto per essere utilizzato e rimesso via quando non serve più, il posto ideale per avere supporto a quelli che poi sono i mezzi che servono per la creatività. Ah, creatività che di solito sfogo appunto in questa parte dello studio, che quindi ho attrezzato in maniera più congeniale per le riprese. Altro pacco da Amazon. Ho comprato delle ruote da carrello. L'idea è quella di togliere i piedini a questo mobile e mettere le ruote in maniera tale che possa spostarlo a seconda di dove mi serve, senza problemi e senza faticare. Che in realtà mi permettono di spostarlo a mio piacimento per utilizzarlo poi dove voglio, quindi più avanti, più vicino al divanetto, spostarlo, ruotarlo. E prima lo facevo sempre alzandolo. La soluzione delle ruote, che magari esteticamente non sarà perfetta, però mi permette la flessibilità e la funzionalità che prima mi mancava. E sempre con l'adesivo mille chiodi, che vi lascio in descrizione perché è magico, ho attaccato anche la ciabatta sotto il mobile, così anche la ciabatta si muove con il mobile e di conseguenza tutto ciò che sono luci connesse al mobile, beh, le posso spostare senza problemi e senza avere cavi che mi disturbano. Ho comprato anche una nuova lampada, intanto speriamo che sia arrivata tutta intera e soprattutto speriamo che mi piaccia perché è costata un botto. Finalmente è arrivato due tra i pezzi più importanti per lo studio, i neon di 9 Watts. Questo è il packaging, guardate che bello e che curato che è questo packaging, con tutti i fumetti messi sul cartone. Già da qui si nota la cura di un prodotto sicuramente artigianale e non vedo l'ora di aprirlo, vedere se innanzitutto il corriere l'ha trattato bene e soprattutto di scoprire come sono venuti. È inutile dirvi che la fanno da padrone i due neon che mi sono stati forniti dall'azienda 9 Watts, che è un'azienda italiana che produce neon artigianali, quindi anche sulla base
dei progetti e delle idee che ha il cliente, come nel mio caso. E come vedete io ho scelto una batteria con il fulmine, che è un po' l'idea della carica che ci metto nel fare tutto ciò che faccio qui sul canale, e soprattutto questa scritta Do What You Love, che è un po' il mio motto: fai ciò che ami. Ed è proprio per questo che io ho aperto questo canale, ho deciso di cambiare la mia vita proprio per fare ciò che amo, e quindi provare, parlare di tecnologia, fare video, insomma tutto quello che faccio sul mio canale. Mi sembrava giusto averlo sempre sott'occhio e metterlo sotto forma di neon, che poi alla fine a me piacciono un sacco. Saranno tanto anni 80, io comunque sono di quegli anni lì, e quindi per me è il top. Qui invece è rimasto uguale il mobile, ho cambiato un po' quelli che sono gli oggetti. Vabbè, naturalmente ho tenuto il mio Apple Macintosh del 91, la mia targhetta per i 100.000 iscritti, al quale tengo tantissimo. Ho messo qui la famosa luce che levita, ho cambiato la pianta, c'è sempre il contatore che è un Lametric Time che mi chiedete sempre, come questo cactus neon che già conoscete, preso sempre su Amazon. E questa è una videocamera di sorveglianza totalmente wireless, è della OIFI, quindi fa parte della famiglia Anker, ve l'ho già portata qui sul canale, anche di lei vi lascio il link in descrizione, ottima perché permette appunto di spostarla dove si vuole, io ne ho diverse in casa e sono davvero fantastiche. E qui c'è la nuova arrivata, la luce Philips Hue, questa barra luminosa che mi permette di cambiare sia la tonalità di colore, ma di avere anche un look che sia un po' più moderno rispetto alla lampada di carta che avevo prima. Mi piace un sacco, costa un botto, forse costa un po' di più di quello che secondo me dovrebbe costare, però effettivamente si inserisce all'interno dell'ecosistema Hue in maniera perfetta. A proposito, tutta questa sezione naturalmente è smart, anche i neon si possono collegare ad Alexa, e quindi per me è stato facile inserirli all'interno del mio sistema. Sa, accendi luci riprese. E voilà. Divanetto è rimasto lo stesso e ho lasciato anche il quadro di grid con l'iPhone 4 scomposto, bellissimo secondo me, ci sta benissimo, e quindi ho pensato davvero di tenerlo. Questo è un angoletto dove ho ancora un po' di casino, ho ordinato dei mobili per stipare bene la situazione, arriveranno. I due mobili con tutta la mia roba stipata, oggetti da recensire già recensiti, sono rimasti chiaramente. Ora, qualche oggetto sicuramente, come sempre, lo regalerò, qualche altro lo venderò. A proposito, se siete interessati ad acquistare qualcosa, beh, c'è il mio canale Telegram a parte Robe Tech, dove ogni tanto, ma proprio di rado, posto qualcosa da vendere, più che altro gli oggetti più interessanti che mi dispiace rimangano qua a prendere polvere. E poi, siccome la scrivania, come vi ho detto, non è ancora arrivata e sto progettando qualcosa di davvero speciale con un'azienda qua di Bolzano, ma chiaramente i materiali, la progettazione richiedono tempo, ho attrezzato questa scrivania, che è quella che ho wrappato con il vinile preso da Amazon che avete visto nel video precedente dei lavori, ed è una scrivania di fortuna al quale però ho già messo il mio Mac Mini e questo monitor della Philips che mi permettono intanto di poter montare i video, visto che il MacBook Air, come sapete, è ritornato alla casa madre per quel problema alla batteria. Soluzione di fortuna sì, ma direi piuttosto funzionale, perché comunque questo è un monitor in 21 noni piuttosto grande, la scrivania è spaziosa, insomma ho tutto quello che mi serve, anche se quello che verrà lì invece sarà qualcosa di davvero speciale, ma sarà un video a parte. Insomma, spero tanto che questo video vi sia piaciuto, magari qualcuno di voi, chi lo sa, potrà trarre spunto. Se avete domande scrivetemele qui sotto nei commenti, ve l'ho detto, tutto ciò che posso ve lo lascio qui sotto in descrizione sotto forma di link, così che possiate vedere i vari elementi. E per il resto, che dirvi ragazzi, le cose importanti ve le ho dette inizio video, quindi noi ci vediamo per un prossimo video sempre qui sul mio canale YouTube.